Salve amici, oggi ci troviamo a Sorso in compagnia del signor Giampaolo Ortu. Il signor Giampaolo Ortu è un grande studioso, è una persona che ha scritto e ha pubblicato un bellissimo libro che racconta proprio la storia di questo bellissimo avvenimento, nonché la festa di Nolime Tollere. Buonasera signor Giampaolo, volevamo chiederle un po' dei cenni storici su questa bellissima manifestazione e raccontarci un po' anche la cosa avverrà stasera qui. Dunque, la festa che celebriamo oggi è la celebrazione di un avvenimento accaduto 803 anni fa, esattamente il 26 maggio 1208, quando la tradizione dice che la Vergine Maria è apparsa a un sordomuto lungo la spiaggia della Marina di Sorso, in una località chiamata Rena Bianca. L'apparizione al muto ha detto: vai in paese, avverti tutti che io sono qui e che sono venuta per proteggervi, perché era un periodo in cui imperversavano i saraceni, che scorrazzavano lungo le coste della Sardegna e schiavizzando tutta la popolazione che riuscivano a razziare. Il muto, intanto già miracolato perché ci aveva sentito, il sordo muto, cercava di dire alla signora che non poteva parlare, ma la Madonna insisteva: vai che saprai parlare. E così fece, tornò in paese, avvisò tutte le autorità civili e religiose dell'epoca e tutti scesero giù alla spiaggia per prendere la Madonna, perché lui aveva detto di aver visto la Madonna. Se non che quando arrivarono in spiaggia la Madonna non la trovarono, ma trovarono una statua della Madonna col bambino. Questa è la tradizione, ovviamente la realtà storica è leggermente diversa. C'è questa curiosità che la Madonna, la statua della Madonna, quando venne portata alla chiesa parrocchiale, il giorno dopo non la trovarono più, era sparita. Come mai? Questo è un topos che insomma, si trova in parecchie storie, leggende delle apparizioni mariane. La Madonna si sposta, poi la ritrovarono e la trovarono con una scritta sotto i piedi, cioè in latino, Nolime Tollere, che significa non togliermi di qua. La Madonna voleva dire a quelli che l'avevano ritrovata quando era sparita, è sparita per due volte tra l'altro, perché la prima volta la ritrovarono e la riportarono di nuovo a San Pantaleo, però sparì ancora una volta e perché a Sorso siamo un po' duri di comprendoni, allora la Madonna ha lasciato per iscritto: lasciatemi qua. E allora qua è proprio dove c'è il santuario, perché l'altare maggiore di questo santuario è costruito sopra l'albero nel quale trovarono la statua della Madonna con questa scritta sotto i piedi. A che un giorno contempliamo il tuo volto, nella gloria dei beati Cristo Dio, e sarà gioia immensa, gioia vera. E siamo in compagnia dell'onorevole Antonello Peru, nonché massimo esponente del PDL in consiglio regionale a Cagliari, quindi in regione, e cittadino sorsese. Proprio la prossima settimana la giunta regionale andrà a deliberare attraverso la legge 7, quindi inserire la manifestazione della Madonna di Nolime Tollere come una manifestazione a tiratura regionale. Quindi questo fa capire esattamente, dico, l'importanza, quanto è sentita, quanto è spinta dalla comunità di Sorso e non solo di Sorso. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Salve amici, siamo sempre qui a Sorso. Adesso in compagnia del signor Paolo Pinna, nonché presidente dell'associazione PIA Nolime Tollere. Buonasera signor Paolo e bentrovato. Le faremo due domande mirate, oltre che farle i complimenti per la bellissima manifestazione, nonché funzione religiosa straordinaria. Le volevamo chiedere che significato ha per voi questa bellissima manifestazione.
Ha un significato che viene da un'antica tradizione che ormai da tanti secoli, perché questi festeggiamenti avvengono dalla fine del 1600 ed è una tradizione che si porta di padre in figlio dall'allora associazione dei Masai, perché si chiamavano Masai, quelli che coltivavano i cereali, e adesso ci sono i figli perché ormai i cereali in Sardegna non ci sono più e quindi ci sono i discendenti che festeggiano e promuovono la Madonna di Noli Me Tolle, perché la nostra associazione è un'associazione nata per divulgare il culto della Madonna di Noli Me Tolle. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave. Pace, fratelli e sorelle, credo che il momento davanti all'Eucaristia non abbia bisogno di parole, anche perché oggi siamo stati riempiti. Una parola mi colpiva nell'Eucaristia questa sera: sorso, non lasciarti cadere le braccia, guardatemi, io sono in mezzo a voi per sempre, non vi abbandonerò. Maria ci consegna suo figlio per sempre, questa sia la nostra gioia, la nostra forza. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Ci troviamo in compagnia del primo cittadino di Sorso, il dottor Giuseppe Morgan. Buonasera, ben trovato. Le volevamo fare due domande mirate. La manifestazione che stasera noi assisteremo, nonché bellissima, abbiamo già assaggiato qualcosina, è conosciuta solo a livello locale o in tutto l'internet o in tutta la Sardegna? Ma questa qua è una festa che ha delle tradizioni antichissime, ormai da diversi decenni è conosciuta in tutto il territorio. Noi anche come amministrazione comunale la stiamo promuovendo anche fuori dalla provincia di Sassari, nel territorio regionale e anche oltre. Un momento importante anche per la gente di Sorso, che sente tanto questa manifestazione, molto attaccata. Posso dire anche che sia la festa religiosa più importante dell'anno, non me ne voglia il patrono, però sicuramente al pari del patrono è quella più sentita dai cittadini di Sorso. Oh, Santa Vergine, siamo in compagnia di Luca Furiolu, cittadino sorsense. Ciao Luca, ben trovato. Da poco
Volevamo farti una domanda, anche perché ci hai detto che sei approdato a Sorso, in questa meraviglia di Romagna, da poco tempo. È la prima volta che tu vedi la festa? Quest'anno sì, tutta intera l'ho vista solo quest'anno. E posso dire che sono rimasto colpito veramente tanto. Ti ringraziamo. Grazie a te. E arrivederci in Romagna. Arrivederci. Vi state divertendo? Sì. Come trovate questa festa? Bella. Già. E alla processione voi ce la fate? No. 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 Non ho avuto tempo. Perché? Ero stanco e mi sono addormentato a casa. No. Parlatemi più che altro della festa di Non Li Metto Ollere. In cosa consiste? Allora, praticamente una volta un pastore era vicino alla... Consiste nel... una... È una delle poche processioni, a quanto pare, che la Madonna viene... toccata. E perché? Non Li Metto Ollere. E che vuol dire? Non mi toccare. È una festa, una processione che si fa ogni anno. È dalla la patrona di Sorso, no? E stava... come si dice? Ma sai l'origine? L'origine, se non sbaglio, perché era passato un contadino e lei era su una statua. Raccontami la storia. No, la lascio. Era sulla statua? Era su una pietra. Ah, quindi è questa la storia? A grandi linee, dai. Sì, più o meno. Questi giovani di oggi che non partecipano? Non mi piace, no, non vado mai in chiesa. Quindi non ti interessa proprio? No. Già interessa, dai. Salve, buonasera. Allora, lei ha partecipato alla processione? Sì. Come le sembra? Bellissimo. Interessante, diciamo. Mi piace veramente tanto, soprattutto la Madonna. Era una cosa bellissima. Sì, normale, la nostra festa sta qua. Buonasera, come mai lei è a Sorso questa sera? Siamo venuti qua a vedere il concerto di Tasso Zero con la mia bambina. Ciao, come ti chiami? Giulia. Perché sei qui a Sorso? Te lo chiedo domani. Per vedere la manifestazione. E che manifestazione? Tu col ciuffo laterale? Tasso Zero. Ragazzi, ma questo Tasso Zero cos'è? Una finanziaria o un gruppo musicale? Io una finanziaria, mi sembra a me. Quindi costa questo gruppo? Io di tasca non ci ho messo niente fino adesso. Le mani, le mani! In questa frea Marcoada in Sacaramea, so camminando in si strada, ma tra noi è stata. Oh, mi scusi, orca miseria, Enzo Mugoni. Ma cosa ci fai qua a Sorso? No, stasera in veste di pubblico, quindi siccome ho saputo che c'era Italia-Persia, perché sai che la Persia è un diminutivo di persiana, no? Quindi a un certo punto è arrivata Valentina e mi sto godendo lo spettacolo di Valentina Persia, che è tutto un programma. E questi Tasso Zero li hai sentiti? Questi Tasso Zero, l'importante è che non ci sia un tasso alcolico. Io ho chiesto a qualche signora anziana, ho detto: signora, ma questi Tasso Zero? E me l'ha detto Isar, deve essere cacchi finanziaria, deve essere, vedi me. Stefano Di Franco come sta? Non so, forse le è cresciuto qualche capello sotto il cappello. Meno male che ci sono io che ti saluto. Quindi. Vero, Ste. Tigiolino mio. Vedi quando bevono cosa succede? Saluto Stefano Di Franco e tutti coloro che lavorano per lui, per la relazione, per tutti. Grazie, bravo. Ciao. Let's go!
Valentino Persia. Ragazzi, siamo in compagnia stasera. E di chi è questa mano? Valentina Persia. Che onore conoscerti. Come lo dite qui in Sardegna, Valentina Persia, bellissima. Con la E chiusa o aperta? Persia, aperta, apriamo, fa caldo, Persia. Però mi piace anche Persia. Persia mi piace. Comincio con il dire subito che il mio non è un nome d'arte. Valentina è il mio vero nome, Persia è il mio vero cognome. Ed è stata mia mamma a chiamarmi con questo nome particolare. Perché oggi il nome come il mio non si usa più. Oggi vanno in moda i nomi da fiction, da soap opera. Una signora sotto casa mia ha partorito una bambina e l'ha chiamata Brooke. Ho detto, signora, si prepari perché la bambina quando è grande c'ha il futuro assicurato. Avete visto Totti con la moglie, ha partorito una bambina e l'ha chiamata Chanel. Adesso se nascono due gemelli come li chiama? Dolce Gabbana. Valentina, siamo onorati di averti qui questa sera. Ti volevamo fare due domande perché è inutile, dobbiamo fartene. Allora, metto la cuffia. Mettiamo la cuffia. Allora, perché secondo te ci sono poche comici donne? Quanto tempo? Gli aiutini ce l'ho da casa. Niente, praticamente poche comiche donne. Io aggiungerei poche comiche donne e la sottoscritta anche figa. Direi. Non che toga, molto toga. I puffi! Maledetti, 280 miliardi di puffi! Una puffetta sola. E che mestiere poteva fare? Stavo contenta, eh? Dice erano blu e non trombavano, aspetta la fine. Hai altre domande? L'ultima domanda, cosa ci regalerai stasera? Qualche pezzo particolare del tuo repertorio? Ah, io pensavo un pezzo del mio corpo, volevi tu? Vabbè, se parliamo del repertorio sicuramente si riderà. Io ovviamente parlerò dei tic dell'italiano, dei modi di vivere, dei modi di fare. Il biberon! Oggi è tecnologico, si impazzisce con il biberon! Giri a destra esce più latte, giri a sinistra esce meno, lo metti in mezzo, Quando ero piccola io, mia madre al biberon ci faceva un buco alla tettarella, ci metteva dentro pasta e fagioli, dai. Altri tre. I cartoni animati! Oggi i vostri figli guardano cartoni animati che istigano alla guerra, i Digimon, i Pokémon, i Dragon Ball, i Sukamon, ma che? Si Sukamon è una versione siciliana, un po' più pornografica, se lanciano i componenti nessuno ci compone. Signori, i nostri giochi! Oggi chi è di voi bambini che ha un cellulare? Quanti anni hai, tesoro? 13 anni gli avete fatto il cellulare, io a 13 anni non arrivavo neanche al telefono di casa. Però Sorso, oramai lo sappiamo tutti, telefono cellulare è l'unico argomento per il quale gli uomini si vantano a chi ce l'ha più piccolo. E tu come ce l'hai con lo sportellino? Ragazzi, Valentina Persia! Valentina, la Sardegna ti vuole regalare una canzone, siamo pronti, via! Valentina se Persia, se Persia, e non sa tornare. Valentina aveva un bicchiere pieno di cannonau.